Buongiorno a tutti, oggi giovedì 29 agosto 2019, puntata dedicata a banche, frodi fiscali e fondi neri. La puntata è dedicata alle due perquisizioni che sono state fatte presso Clearstream il 27 e 28 agosto, cioè ieri e ieri l'altro, in Germania e Lussemburgo. E Clearstream, ricordiamo, è una centrale di compensazione internazionale dedicata principalmente ai titoli, ma anche con conti cash, che è utilizzata dalle banche sia appunto per trasferire titoli e contanti. Questa organizzazione Clearstream Banking è diciamo regolarmente o ciclicamente sottoposta a indagini. Le prime risalgono al 2000-2001, riguardano, vennero diciamo in qualche modo ispirate dalla ricerca del giornalista investigativo francese Denis Robert, con il suo libro Révélation, che io tradussi in italiano, col titolo Soldi, il libro nero della finanza internazionale, che uscì, se non erro, nel 2004. Forse si trova ancora da qualche parte. Questo testo Révélation all'epoca parlava del fatto che accanto ai conti ufficiali presso le centrali di compensazione, quindi non solo poi Clearstream, ma anche Euroclear, Swift, anche se Swift è solo un sistema di messaggistica, cioè non ha dei veri e propri, non tiene dei veri e propri conti dei clienti, quindi Swift diciamo che è usato in maniera collaterale. Che usano le banche per regolare i conti tra di loro, cioè io ti devo a te tanto, tu devi a me tanto, si fa la differenza e la differenza viene spedita con questi sistemi di compensazione e settlement interbancario. Il punto è che nel 2001 si scoprì che appunto nel caso di Clearstream c'erano oltre 16.000 conti non pubblicati, attraverso i quali potevano essere fatte operazioni discrete, ma non solo quello, un ex dipendente di Clearstream rivelò che alcune volte, forse abbastanza spesso, capitava che ai funzionari di Clearstream venisse chiesto, dopo aver fatto le operazioni, venisse chiesto di cancellare le operazioni stesse. Quindi queste operazioni non erano più rilevabili e non si potevano più ricostruire in seguito, mentre gli accrediti rimanevano, gli accrediti che venivano fatti sui vari conti. Con questo sistema ovviamente non c'erano solamente grandi banche, perché queste società di compensazione in realtà hanno come soci le banche stesse, un po' come la Banca d'Italia che ha come soci le stesse banche che deve controllare. Ecco che praticamente il controllo bancario è totale su questi organismi, quindi diciamo, parlare di responsabilità da parte diciamo, del personale solo di Clearstream o di queste centrali di compensazione è un po' riduttivo. Comunque, all'epoca l'indagine su questi movimenti di ingentissime cifre di denaro, che all'epoca all'origine di questi flussi era, diciamo, non si riusciva a capire da dove arrivassero questi soldi, che erano varie volte, 50 volte il PIL mondiale ogni giorno, quindi delle cifre enormi, e non, si sospettava che venissero come al solito dai canali del traffico di droga, di armi, cioè i soliti ritornelli che vengono tirati fuori quando si parla di riciclaggio, mentre poi in realtà col tempo abbiamo capito, scoperto e appurato che si tratta semplicemente del denaro, del riflusso bancario che apparentemente contabilmente sparisce, ma in realtà rimane nel conto accentrato delle banche e da lì deve essere ovviamente, viene diciamo, istradato per destinazioni differenti.
E quindi, oltre a riportare l'articolo di Bloomberg di ieri, appunto della seconda ispezione, pubblico anche un grafico, cioè uno schema del riflusso bancario, quindi con le cinque fasi principali, diciamo, dell'operazione del riciclaggio bancario. Tutto quello che precede, diciamo, alla parte A, che è il primo quadrante, è quello che è stato spiegato in numerosi altri video, cioè il sistema di creazione di denaro direttamente nei conti della clientela per evitare il flusso di cassa inattivo all'interno della banca stessa. Quindi in sostanza la banca il denaro lo crea direttamente sul conto di cliente, facendolo del cliente, della clientela, facendolo risultare come un deflusso di cassa. Quindi se appunto la banca parte con zero, se fa un prestito di 100.000, ecco che la cassa risulterà negativa di 100.000, cioè la banca avrà meno 100.000 euro. Una specie un po' come se avesse inventato l'antimoneta. La moneta e l'antimoneta come le particelle e le antiparticelle. Quando si incontrano si annullano. Vabbè, è chiaro che è una finzione contabile. Oggi negli articoli sulla stampa estera si parla di accounting fiction, cioè tipo come fantascienza si parla di fantacontabilità. Quindi ecco questo neologismo che suggerisco di utilizzare, molto carino, la fantacontabilità. Dopo la fantascienza nasce la fantacontabilità. E poi dopo arriveremo anche alla magia perché è divertente fare un parallelo. Dunque, guardiamo innanzitutto questo schema del riflusso, origine e destinazione. Allora, punto A, il riflusso bancario nel conto accentrato della banca è originato dalla restituzione dei prestiti, che sparisce contabilmente a causa della classificazione come passività dei depositi stessi. Quindi la classificazione di passività, questo per quanto riguarda lo stato patrimoniale, della passività dei depositi fa sparire la refurtiva della banca che viene contabilizzata nelle attività dello stato patrimoniale. Quindi la banca compra il mondo, lo mette all'attivo dello stato patrimoniale, al passivo mette tutto il denaro che ha creato dal nulla per comprare il mondo. La banca si ritroverà proprietaria del mondo con un bilancio a zero e il mondo sarà impoverito e non si capisce chi si è arricchito perché appunto il bilancio è fatto con la fantacontabilità. La più grande scoperta dell'umanità è la fantacontabilità. È una scoperta molto antica perché parte dalla banca dei Medici, quindi siamo nel 400, che comunque è andata avanti indisturbata fino, diciamo, all'epoca moderna. Quindi ecco il riflusso bancario, e si parte da questo riflusso bancario che è lo step A, il primo passo. Riflusso bancario sul conto accentrato. B, dal conto accentrato si va ai conti occulti di trasferimento presso le società centrali di compensazione, di clearing. Il denaro arriva su conti offshore di riferimento delle singole banche, cioè la banca muove dal conto accentrato a un conto offshore attraverso una società di clearing gli importi, utilizzando magari conti non pubblicati oppure operazioni che poi vengono fatte cancellare dopo il trasferimento. E poi passiamo al punto C, dai conti offshore di riferimento delle banche, il denaro viene trasferito su società di fondi di investimento che mantengono l'anonimato sull'identità degli investitori. Infatti, penso che sia noto agli specialisti del settore che, per esempio, i fondi americani permettono di non rivelare chi sono gli investitori. Quindi, magari uno guarda questi grossi fondi come BlackRock e altri, pensa che ci siano dietro tutti i pensionati che investono il loro risparmio, quello che è. E invece il core di questi fondi di investimento è questo denaro shadow money. Shadow banking, questo denaro fantasma che esce fuori da una fantacontabilità tenuta dalle banche e poi in qualche modo si ritrovano questi fondi e devono farli riciclare. Quindi è una mega operazione di riciclaggio. Quindi una volta arrivati sui fondi investimento anonimi, anonimi per quanto riguarda gli investitori,
Questi riciclano il denaro attraverso investimenti in beni privati e pubblici, per esempio con le privatizzazioni, acquistando partecipazioni nelle stesse banche di origine anche, per esempio. Quindi che cosa succede? Il fondo di investimento riceve i fondi dalla banca che ricicla il riflusso bancario e con questi fondi e con questi soldi compra azioni della banca e magari ne arriva ad avere poi il controllo della stessa banca. Questo è un caso, per esempio, che si vede benissimo in UniCredit, per fare un esempio. Quindi, questo è il passaggio D. Il passaggio E è che i fondi di investimento anonimi, attraverso le partecipazioni anonimi per quanto riguarda gli investitori, ricordiamo sempre, i fondi di investimento, attraverso le partecipazioni bancarie, ne decidono la governance. E infatti questi azionisti bancari controllano il voto nelle assemblee degli azionisti. E questo succede nelle tutte le grandi banche. Quindi che cosa succede? Che i piccoli azionisti non contano assolutamente niente, i grandi azionisti sono due o tre, che invece di fare un'assemblea con centinaia di persone potrebbero riunirsi tranquillamente in una stanza e decidere. E infatti così avviene in pratica. Quando si fanno le assemblee delle banche, le decisioni sono già prese a monte, i due o tre rappresentanti delle miriadi di fondi di investimento votano, avendo più del 50% delle azioni della banca stessa, e in questo modo decidono, approvano i bilanci falsi, come abbiamo detto, cioè i bilanci frutto della fantacontabilità bancaria, nominano il consiglio d'amministrazione, nominano il collegio sindacale senza possibilità di intervenire. Io ritengo che questi grandi azionisti delle banche siano perfettamente a conoscenza di quello che stiamo esponendo, perché nelle assemblee dal 2014 ad oggi, assieme ad altri, prima inizialmente da solo e poi assieme ad altre persone che ritrovate nei verbali delle assemblee degli azionisti, mi riferisco in particolare a Carlo Sibilia, a Elman Rosania e ad altri, è stato denunciato questa fantacontabilità. Quindi se loro hanno continuato, nonostante queste denunce, a votare approvando i bilanci ogni anno, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ormai sono 6 anni che votano i bilanci falsi, quindi penso che non siano tutti matti e che abbiano evidentemente cognizione del meccanismo e anche un grosso interesse a mantenerlo in piedi. Quindi abbiamo detto che i fondi di investimento condizionano quindi l'andamento delle assemblee degli azionisti delle banche e dopodiché dal punto E si ritorna al punto A, cioè al riflusso bancario del conto accentrato, cioè tutti i management che sono stati scelti da questi grossi azionisti, che appunto si sono nutriti del riflusso bancario. Questi manager entrano all'opera e ripartono dal punto A, quindi dal conto accentrato della banca, dove diciamo il denaro in eccesso dal punto di vista contabile deve essere fatto sparire attraverso il meccanismo che ho appena descritto. Quindi ecco, questo è quello che è un capitolo di indagine importante che potrebbe essere appurato attraverso, se ne avessero voglia, le autorità tedesche. Ricordo che all'epoca della prima indagine Clearstream nel 2001, chi si oppose fortemente a una commissione d'inchiesta parlamentare europea fu Bolkestein, quindi fu lì che venne fermato tutto. Probabilmente il primo ministro del Lussemburgo all'epoca era Juncker, e Juncker naturalmente la Clearstream aveva una sede in Lussemburgo, e quindi ecco che Juncker bloccò il lato statale del Lussemburgo dell'indagine su questi 16.000 e passa conti neri, e dal lato europeo Bolkestein bloccò ulteriori iniziative per appurare o arrivare a decifrare questo meccanismo con cui si creano questi enormi fondi neri che poi possono servire non solo per comprare in questo
serpente che si morde la coda alle banche per poi condizionare un'attività e mantenerle come grandi lavatrici di fondi neri, ma anche per comprare altre cose, perché abbiamo detto che i fondi di investimento possono anche comprare i media, per esempio, le catene di media, i giornali, le televisioni. Tutto quello che può servire per mantenere occulto il sistema, cioè quindi per manipolare e controllare l'informazione di massa, o anche per partiti politici o qualsiasi cosa che può servire per fare in modo di controllare il sistema. Recentemente mi hanno detto che i vertici dei militari in Italia hanno dei conti neri a Panama, aperti dalla CIA. Io penso che piuttosto può darsi che sia il Pentagono o il Dipartimento di Stato, perché comunque quindi questi vertici delle forze armate italiane sono al guinzaglio del deep state degli Stati Uniti. Quindi cosa vuol dire? Che se uno dicesse vabbè, non possiamo usare la politica, non possiamo usare niente, facciamo diciamo un governo provvisorio messo su dai militari per poi indire libere elezioni. Invece di trovarci sempre i servi dei banchieri scelti da appunto personaggi non votati dal popolo, non è possibile farlo perché i militari, l'intelligence italiana è foraggiata attraverso appunto anche loro conti neri a Panama. Quindi non possiamo contare sui militari, non possiamo contare sui politici, non possiamo contare sui giornalisti. Non possiamo certamente contare sui banchieri stessi, quindi possiamo contare solo su di noi e consolarci con questi video dove almeno diciamo, facciamo capire al sistema che l'abbiamo perfettamente inquadrato, che è tutta una manfrina, una commedia tragicomica, diciamo, perché poi appunto succede che tutte le decisioni che vengono prese attraverso questo potere foraggiato da questi fondi neri, non sono solamente sottratti al popolo, ma sono sottratti anche al buon senso, perché poi abbiamo visto che il caso Epstein è un esempio di che cosa sia la nostra elite. Per dire, per quanto riguarda l'Italia, cioè, ci sono oltre 50 nomi e non è uscito solamente il Briatore, ma c'è mezza alta moda italiana, ci sono nobili, ci sono personaggi di spicco, insomma, industriali, eccetera. Quindi, non è uscito niente sui media italiani di questo. Allora, se per caso avessimo una coincidenza tra questo scandalo della pedofilia e fra l'altro appunto nella lista di Epstein c'erano banchieri importanti dentro, addirittura un banchiere di cui ho parlato in un altro video, che si chiamava Staley, che ora è il capo della Barclays. Ma c'erano anche altri banchieri che appunto gestivano i fondi di Epstein. Quindi ecco, c'è tutto un bordello gigantesco che genera fondi neri che servono per sovvertire il processo democratico, servono per sovvertire l'ordinamento economico, l'ordine pubblico in sostanza, e di cui purtroppo ora sembra che in Italia sia passato il fatto che i carabinieri possono avere un loro sindacato. Ecco, questo mi fa molto piacere. Io, se fossi un carabiniere e fossi interessato alla questione del sindacato, farei subito un capitolo del sindacato, metterei una persona che si occupa delle indagini che non ci fanno fare. Ecco, questo sarebbe interessante. Un responsabile delle indagini scomparse, ufficio indagini scomparse. Cioè con le indagini che non si riescono mai a fare, nonostante che abbiamo appunto i dati, perché qua basterebbe un'operazione di polizia, di economia, di contabilità forense, delle indagini di contabilità forense sui bilanci e la gestione dei flussi delle banche, e si potrebbe facilmente unire tutti i puntini e arrivare a identificare il meccanismo che sovverte il nostro ordinamento democratico. Bene, poi dicevo, ho parlato all'inizio di magia. Scherzosamente mi è capitato sotto gli occhi proprio stamattina un'edizione della storia della magia di Harry Potter.
una specie di piccola memorandum di storia dei maghi, eccetera, eccetera, dove appunto si parla, qua c'è una frase che mi ha colpito che dice: diventare invisibili, far innamorare qualcuno e trasformarsi in un'altra creatura. Sono tutte cose che nel corso della storia la gente ha auspicato, temuto o ritenuto realizzabili. Bene, queste cose sono state realizzate dai banchieri da secoli. Allora, diventare invisibili, basta avere un conto non pubblicato su Clearstream e uno diventa invisibile. Oh, e naturalmente accompagnato con la fantacontabilità bancaria. Quindi i soldi creati dalle banche diventano invisibili. Benissimo, e quindi questo capitolo di diventare visibili l'abbiamo già risolto. Poi c'è quello di far innamorare qualcuno e trasformarsi in un'altra creatura. Allora, far innamorare qualcuno, vabbè, è chiaro che con questi fondi neri giganteschi puoi far innamorare chiunque, puoi far innamorare uomini, donne, politici, giornalisti e quant'altro. Non è difficile perché tutti sono innamorati dei soldi. E quindi dopo invisibilità, far innamorare qualcuno, cioè trasformarsi in un'altra creatura. Beh, questa è proprio stata la prima cosa che i banchieri hanno fatto, perché si spacciano per intermediari e invece sono zecche clandestine. Quindi si sono trasformati nella creatura intermediario, che non sono mai stati in realtà, ma appunto si sono trasformati in questa creatura mitologica dell'intermediario bancario, che in realtà è una zecca clandestina. Quindi ecco che questi tre argomenti principali dell'alta magia di Harry Potter si ritrovano perfettamente nell'attività bancaria. Allora vi consiglio a tutti di comprare questo libro Storia della magia di Harry Potter, perché può darsi che il parallelo su quelli che sono gli argomenti della magia poi possa dare, siccome nel libro si parla anche di come contrastare questa magia oscura, eccetera, eccetera, può darsi che si trovino delle similitudini che possano aiutare a contrastare questa magia nera bancaria. E con questo vi saluto per oggi e vi auguro buon divertimento a tutti e buona continuazione.